Buongiorno e bentrovati a questo primo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura torniamo ad occuparci della vicenda acqua del Gran Sasso con il movimento Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso, che ha reso note alcune incongruenze rilevate nella proposta del piano di emergenza esterno dei laboratori di fisica nucleare. Dati discordanti che non eliminerebbero il grave rischio di inquinamento dell'acquifero sia per il versante aquilano che per quello teramano. Ci racconta di più nel servizio Tania Bonnici Castelli. I cittadini abruzzesi e soprattutto quelli teramani e aquilani hanno corso e corrono seri rischi per un possibile inquinamento dell'acquifero del Gran Sasso. Esisterebbero evidenti incongruenze nella proposta di piano di emergenza esterno dei laboratori evidenziate dal movimento di mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso. Tre i punti essenziali. Per il Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco le sale dei laboratori sono impermeabili, per la Prefettura dell'Aquila no. Secondo l'ARTA, le volte dei laboratori devono essere verificate sismicamente, come segnalato alla Procura di Teramo, e infine le gallerie non sarebbero più a norma da tempo ed era compito del gestore adeguarle. La Prefettura dell'Aquila ha redatto la proposta di piano di emergenza esterno dei laboratori del Gran Sasso per la presenza delle 2300 tonnellate di sostanze chimiche pericolose stoccate, voglio ricordarlo, irregolarmente vicino ai punti di captazione dell'acqua potabile di Teramo e dell'Aquila. Ecco, in questa proposta di piano di emergenza esterno per la prevenzione degli incidenti rilevanti che possono accadere c'è scritto intanto che a causa del rischio sismico ci potrebbero essere dei veri e propri sconvolgimenti che possono interessare anche i laboratori, addirittura con fratture che ci possono essere all'interno delle sale, e poi che il coinvolgimento può essere non solo della provincia dell'Aquila, ma anche la provincia di Teramo, quasi tutta, e anche di parte della provincia di Pescara. Noi rileviamo però nelle nostre osservazioni che ci sono anche delle clamorose incongruenze, perché nello stesso documento i CTR dei Vigili del Fuoco, coordinato dai Vigili del Fuoco, ha scritto che è tutto impermeabile. Quindi a questo punto noi ci chiediamo, stiamo facendo questo can-can che ci stanno sempre senza inutilmente. Invece la Prefettura dell'Aquila, mettendo una pezza a colori, ha scritto nero su bianco nello stesso documento che invece le sale non sono impermeabilizzate e quindi sono permeabili, e quindi in caso di incidente ci può essere uno sversamento che interessa anche l'acqua. Questo sta scritto nello stesso documento. Il movimento Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso stigmatizza infine l'atteggiamento definito paradossale dei laboratori di fisica nucleare, che si lamentano con la Regione per la perdita di attrattiva che l'intera vicenda sta causando alla struttura scientifica. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Chieti con l'entrata in vigore del decreto sicurezza. Anche nella provincia teatina, nei CAS, i centri d'accoglienza straordinaria, non ci sono stati ancora i rinnovi dei contratti a termine e stanno iniziando i licenziamenti dei lavoratori. Per questo l'Unione dei Sindacati di Base ha proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori delle Coop che gestiscono l'accoglienza. Questa mattina per l'appunto si è tenuto un sit-in di protesta e solidarietà sotto la prefettura di Chieti, che andiamo a vedere con Paolo Renzetti. Siamo qui per protestare contro la chiusura. Moretti, vogliamo dare qualche numero? Quanti sono i lavoratori in provincia di Chieti, in Abruzzo, ma anche a livello nazionale, che sono interessati da questa avvertenza? Allora, i lavoratori, gli operatori dei centri d'accoglienza straordinaria, dei CAS interessati da questa avvertenza, sono in provincia di Chieti, parliamo di circa 200 persone. In tutto Abruzzo saliamo sulle 500-600, i dati sono approssimativi, e in tutta Italia parliamo di circa 20.000 persone che rischiano seriamente di perdere il posto di lavoro dall'oggi al domani, come è accaduto oggi a Lanciano. Oggi è stato chiuso il centro accoglienza a Lanciano, domani i lavoratori non sanno dove andare a lavorare, così come gli stessi ospiti non sanno che fine faranno. Siamo qui per protestare contro il decreto sicurezza di Salvini, che sta portando all'annullamento di migliaia di posti di lavoro, nonché alla dispersione di tanti ragazzi, tanti immigrati che sono ben accuditi e controllati nei centri di
di accoglienza. Ma non è soltanto un problema della provincia di Chieti, è un problema di tutta l'Italia. Migliaia di posti di lavoro, ripeto, vengono annullati dall'oggi al domani. La maggior parte di noi, tra l'altro, sono ragazzi. Ragazzi che il governo aveva promesso di tutelare, di trovare un lavoro. Migliaia di persone con esperienza, con titoli di studio. Io personalmente sono un antropologo e, pur svolgendo la mansione di operatore sociale, mi sono messo in gioco, okay, per lavorare nei centri e dare a questi ragazzi ciò di cui hanno bisogno. Torniamo a Teramo, dove i sindaci dei crateri sismici di Abruzzo, Marche e Lazio si sono dati appuntamento sotto la loggia del municipio per protestare contro i mancati fondi per la ricostruzione. Una mobilitazione senza precedenti con la quale i primi cittadini hanno voluto esprimere la disperazione e la desolazione dei propri territori. Vediamo. Sotto la loggia del municipio di Teramo, inagibile da ormai 3 anni e mezzo, si sono uniti in una mobilitazione permanente senza precedenti contro il governo i sindaci dei crateri sismici dell'Abruzzo, delle Marche e del Lazio. Presente anche il presidente nazionale dell'ANCI, Associazione Comuni Italiani. La protesta è corale. La ricostruzione è totalmente ferma per mancanza di fondi. La legge sblocca cantieri, non apporterebbe risorse adeguate per i territori terremotati. Luoghi e tradizioni sono destinati così a morire. Il sindaco Gianguido D'Alberto grida forte il suo disappunto. Oggi inizia una mobilitazione permanente per avere le risposte che non abbiamo ancora ricevuto, non tanto noi sindaci ma attraverso i sindaci i nostri territori. Il momento è un momento decisivo, in Parlamento si sta discutendo la legge di conversione del decreto sblocca cantieri, noi abbiamo chiesto misure straordinarie per una situazione grave, di gravissima emergenza permanente, e queste misure straordinarie le vogliamo subito, ora, all'interno della legge di conversione del decreto sblocca cantieri, così come c'era stato promesso prima delle elezioni. La fase elettorale è finita, adesso le promesse e gli annunci vogliamo che si traducano in fatti concreti, e oggi i fatti concreti sono norme giuridiche inserite all'interno della legge di conversione. La partita si gioca a Roma e quindi in questo momento una chiamata alla responsabilità da parte di tutti i nostri parlamentari, a prescindere dalle appartenenze geografiche del cratere e delle appartenenze politiche, si stringano intorno al nostro territorio, perché ieri abbiamo festeggiato la nostra Repubblica. Festeggiare la Repubblica significa soprattutto assumersi le responsabilità per dare risposte al territorio, tutte le istituzioni chiamate in causa. Noi come sindaci siamo in prima linea e lo stiamo facendo da 2 anni e mezzo ormai. Oggi dobbiamo partire, ripartire con una ricostruzione che purtroppo è ferma attraverso modifiche legislative, quindi il Parlamento deve dare le risposte. Alla mobilitazione dei sindaci del cratere sismico delle 3 regioni, Abruzzo, Marche e Lazio, hanno assistito tanti cittadini, molti dei quali sfollati. Strideva invece l'assenza dei consiglieri regionali e soprattutto dei parlamentari teramani, questi ultimi impegnati a New York per incentivare l'export dei prodotti locali. Restiamo nel teramano, ma andiamo a seguire un'altra protesta, quella dei lavoratori del Mercatone 1 che questa mattina si sono ritrovati nello specifico davanti al punto vendita di Colonnella dopo il fallimento della Shernon, la società titolare di 55 punti vendita del marchio. Questa mattina hanno protestato i lavoratori incontrando anche alcuni rappresentanti delle istituzioni sia di Abruzzo che di Marche. L'avvertenza in totale coinvolge circa 1800 dipendenti di Mercatone 1 e migliaia di aziende e lavoratori delle ditte fornitrici che vantano crediti non riscossi per diversi milioni di euro. Sentiamo. Purtroppo bisogna attendere alcuni aspetti procedurali, una situazione molto ingarbugliata che nasce da lontano, che aveva visto determinati accordi che non sono stati rispettati appunto dalla Shernon, e a oggi si è in attesa della sentenza che ci dovrebbe essere del Tribunale di Bologna, che possa permettere il ritorno all'amministrazione straordinaria, perché questa naturalmente può essere presupposto per un'eventuale richiesta di cassa integrazione straordinaria a tutela dei posti di lavoro
lavoro a tutela del reddito dei lavoratori. Purtroppo i tempi costituiscono l'elemento fondamentale, sia perché più il tempo passa più i vari siti produttivi rischiano di avere difficoltà naturalmente nella partenza, più naturalmente per i lavoratori che sono appunto senza stipendio ormai da metà mese di aprile, che con la richiesta di concordato preventivo in bianco presentata dalla Cernon ha bloccato naturalmente tutto quanto, quindi i tempi sono fondamentali. Venerdì sera ci è arrivato un messaggio su WhatsApp che la Cernon aveva dichiarato fallita il giudice, sabato mattina un altro messaggio dai direttori che gli era arrivata dalla comunicazione da su che i negozi sono chiusi. Ti trovi all'improvviso così, di punto in bianco, senza lavoro, senza stipendio, a parte che già avanzavamo dei soldi perché da prima della richiesta del concordato, dopo il concordato che non ci ha pagato, ma quest'altro mese per le famiglie parecchie come me che sono monoreddito, una mazzata. Adesso andiamo, il 10 di questo mese dobbiamo prendere lo stipendio e nemmeno quello, non sappiamo come fare per poter andare avanti, che qualcuno, che il giudice decida il prima possibile di firmare questa cosa per deliberarci gli ammortizzatori sociali e una probabile futura vendita. Adesso voltiamo pagina con la politica, che ci riporta a Chieti, dove tra un anno terminerà il secondo mandato da sindaco di Umberto Di Primio. Il primo cittadino però potrebbe anche decidere di lasciare la politica attiva. Al momento Di Primio resta, e lo dice a chiare lettere, all'interno di Forza Italia. Sentiamo l'intervista. Sindaco Di Primio nei giorni scorsi ha parlato del suo futuro, ha detto probabilmente lascerò la politica, non mi ricandiderò comunque, conferma? Sì, sì, è vero, non mi ricandiderò in comune, non mi candiderò ovviamente come sindaco perché lo impedisce la legge, ma anche perché ritengo giusto che dopo un doppio mandato si debba lasciare spazio ad altri. Sono orgoglioso di poter dire che oggi, anche oggi, proprio la città vede e tocca con mano le tante, tantissime opere che abbiamo fatto finanziare e che verranno realizzate nei prossimi anni. E poi ho detto anche che di politica non è necessario vivere, no? Allora chi come me ha la possibilità anche di avere un mestiere suo proprio, io faccio l'avvocato, continuo a fare l'avvocato, e se in politica ci sarà ancora uno spazio per me e quello spazio mi sarà gradito, nulla toglie che io continui, ma ove ciò non fosse, io meno degli altri mi posso strappare i capelli, ma credo che nessuno se li strapperà. Ma è in crisi il rapporto tra Umberto Di Primio e Forza Italia? Non è in crisi il rapporto fra Umberto Di Primio e Forza Italia, è Forza Italia che ha bisogno di avere una postura un po' più eretta e evitare di chinarsi a destra e a sinistra. È necessario avere la consapevolezza che quando si ricopre un ruolo istituzionale il primo elemento che deve governarci è il senso di responsabilità, e poi ci possono essere anche le rivendicazioni di parte, ma senza responsabilità non si costruisce nulla. Lei potrebbe lasciare Forza Italia? Io non devo lasciare nessuno in questo momento, non è in discussione questa cosa, nella vita non si può mai dire. Ci spostiamo a Pescara, dove il gruppo di Fratelli d'Italia ha fatto un'analisi sia del voto per le elezioni europee che di quello per il comune. Il partito, dopo il buon risultato ottenuto soprattutto nelle comunali, pensa a due assessorati all'interno della nuova giunta guidata da Carlo Masci. Sentiamo. Cardelli, un risultato del voto per Fratelli d'Italia sicuramente positivo, governo regionale con il presidente Marsilio, tre consiglieri eletti a Pescara, ora si guarda al futuro. Quale futuro per Fratelli d'Italia? Beh, tre consiglieri eletti a Pescara, il sindaco di Città Sant'Angelo, due consiglieri eletti a Montesilvano, due sindaci neoeletti, sai che nei paesi si usano liste civiche, ma due sindaci sono molto vicino a noi, quindi credo che nella settimana prossima li annunceremo come passaggi ufficiali in Fratelli d'Italia, quindi risultato buono per un partito che sta crescendo e che crescerà ancora di più. Riflettori puntati soprattutto su Pescara con il sindaco Masci, torna il centrodestra in città, quali gli obiettivi, soprattutto i punti fondanti del vostro programma? Guarda, il rilancio del turismo e del commercio sono l'elemento essenziale che ci contraddistingue e che vede in Carlo Masci probabilmente l'unica persona in grado di poterli realizzare, perché con apertura mentale verso queste che sono le due uniche risorse della città. Ma
mare, fiume, turismo e commercio sono punti cardine, il resto è relativo, perché poi chiaramente sviluppando questo si risolvono tanti problemi nel sociale, chiaramente tutto questo condito da un'attenzione sulla sicurezza importantissima, perché Pescara ha una deriva che non ci piace. Ma Fratelli d'Italia ha 3 consiglieri eletti e quindi noi mireremo a ottenere a due posizioni in giunta, possibilmente 2 posizioni maschili, perché abbiamo 2 persone esperte, un consigliere che viene da 5 anni di opposizione e 5 anni di maggioranza, un altro consigliere che è stato vicepresidente della provincia, che è stato assessore in provincia, che è stato 5 anni all'opposizione, quindi conoscono la macchina, importantissimo conoscere la macchina, perché la macchina deve funzionare. Voltiamo pagina, si è tenuta a Lanciano l'assemblea conclusiva delle 27 giurie popolari che hanno lavorato per giudicare i volumi candidati nelle 3 sezioni saggistica, narrativa e letteratura giornalistica dell'edizione 2019 del premio Croce di Pescasseroli. Spetterà ora alla giuria presieduta dalla scrittrice Dacia Maraini prendere in esame le proposte arrivate dalle giurie popolari e decidere in via definitiva i vincitori. Vediamo. Si è tenuto a Lanciano l'evento conclusivo del lavoro delle 27 giurie popolari del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, che hanno letto e valutato i libri delle 3 sezioni in gara. Secondo le giurie popolari, i libri migliori sono Per la saggistica, Fascismo e antifascismo, di Alberto De Bernardi, edizione Donzelli. Per la narrativa, Leone, di Paola Mastrocola, edizione Einaudi, e per la letteratura giornalistica Il Vesuvio Universale di Maria Pace Ottieri, edizione Einaudi. All'assemblea conclusiva tenutasi a Lanciano hanno preso parte oltre 400 persone, di cui la maggioranza studenti delle scuole superiori di tutto l'Abruzzo, dell'Università D'Annunzio di Chieti, di 3 università della libera età, delle associazioni del comune di Pescasseroli e del gruppo di lettura del penitenziario di Sulmona. All'evento sono stati presenti insieme alle istituzioni del comune di Lanciano i sindaci dei 3 comuni crociani d'Abruzzo, Pescasseroli, Montenero Domo e Raiano. Il comune di Teramo, che ospiterà l'assemblea conclusiva nel 2020, e la delegazione del comune di Candela, gemellata con il comune di Pescasseroli per via della transumanza, che nel 2020 farà parte delle giurie popolari. Ora spetterà ai 7 componenti della giuria istituzionale del premio, presieduta da Dacia Maraini, a fare proprie le indicazioni delle giurie popolari e a valutarle e a indicare in via definitiva i reali vincitori della 14ª edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, che si terrà a Pescasseroli il 25, 26 e 27 luglio 2019. Sono stati quasi 500 i bambini tra diversamente abili e componenti di famiglie bisognose che questa mattina hanno avuto accesso gratuito alle giostre del Luna Park della Festa della Madonna dei 7 Dolori a Pescara. Presente anche il neosindaco Carlo Masci e il promotore dell'iniziativa, il consigliere comunale neoeletto nell'UDC Massimiliano Pignoli, con i quali chiaramente si è parlato anche della formazione della nuova giunta, con Pignoli che si aspetta un posto in assessorato. Vediamo. Dobbiamo guardare al sociale anche con occhi originali, come in questo caso. Il consigliere Pignoli ha individuato uno spazio importante, c'è la festa della Madonna dei 7 Dolori, ci sono i giochi per i bambini, le giostre, e fare un'iniziativa che preveda che per 2 ore i bambini bisognosi o comunque i disabili del Don Orione possano fare attività di divertimento attraverso i giochi e le giostre gratuitamente è sicuramente un atto importante, perché inserisce queste persone in un contesto migliore, il contesto che loro cercano, e lo fanno in maniera assolutamente gratuita. Quindi ben vengano queste iniziative, e dobbiamo farne di più, dobbiamo fare in modo che tutte le persone che a Pescara hanno bisogno si sentano integrate in un territorio che deve comunque ospitarle, deve accoglierle, perché noi siamo una città inclusiva e siamo inclusivi anche con questa iniziativa. Consigliere, si aspettava di vedere così tanta gente? No, assolutamente, è poi un'emozione sentire
i responsabili del Don Orione dire questi bambini, questi ragazzi, che poi in realtà sono bambini, sono due giorni che non hanno dormito per l'eccitazione e la gioia di venire qui, e non era mai capitato a nessuno di fare questa iniziativa. Ma parlerà anche col sindaco della sua futura posizione all'interno della giunta, se così sarà? Ma io con il sindaco ci ho parlato, ma quantomeno ci sta parlando il mio partito. Io faccio parte di un partito, il partito mi ha indicato quale rappresentante dell'UDC in giunta, per cui non mi aspetto altro che non ovviamente il conferimento delle deleghe. È fiducioso dunque sulla positiva conclusione di questa querela? Sì, assolutamente, siamo amici da una vita. Quando Carlo mi aveva detto che si sarebbe candidato a sindaco, io ho detto subito sì, che stavo dalla sua parte, perché oltre ad essere un sindaco, un zio di l'uomo. E siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando del Pescara. Manca l'ufficialità, ma nel Delfino sta per iniziare la gestione Luciano Zauri. Ripercorrendo le tracce di diversi suoi predecessori, l'allenatore che nell'ultima stagione ha brillantemente guidato la Primavera è pronto a sedersi sulla panchina della prima squadra. Allora sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Giorni decisivi in casa Pescara, dove si aspetta l'ufficializzazione del nuovo allenatore. In pole position, e non da questi ultimi giorni, c'è Luciano Zauri, tecnico della Primavera Biancazzurra, che quest'anno ha centrato la promozione nel campionato Primavera 1, superando in un serrato testa a testa la Lazio. Il nome di Luciano Zauri in realtà è circolato con grande insistenza anche nel corso di questa stagione, quando la prima squadra ha accusato di passaggi a vuoto nel corso del girone di ritorno. Se Pillon fosse stato esonerato nei mesi scorsi, Zauri era il candidato numero 1 a subentrare. Originario di Pescina ed ex calciatore con oltre 500 presenze da professionista, di cui 319 in Serie A e 13 in Champions League, ha indossato le maglie di Atalanta, Chievo, Lazio, Fiorentina e Sampdoria, oltre che quelle della Nazionale e del Pescara. Zauri è destinato a dare continuità ad una recente tendenza del club biancazzurro di affidare la prima squadra all'allenatore della Primavera. La grande novità è che per la prima volta da quando Daniele Sebastiani è presidente o dirigente, che questo passaggio di consegne arriva ad inizio stagione. In Serie C, nel gennaio 2010, Eusebio Di Francesco prese il posto di Antonello Cucureddu ad inizio del girone di ritorno. In Serie A, a marzo 2013, Cristian Bucchi subentrò a Cristiano Bergodi. In Serie B, nel maggio 2015, Massimo Oddo sostituì Marco Baroni, ed infine, sempre in Serie B, a marzo 2018 è toccato a Massimo Epifani avvicendare Zdenek Zeman. Esperienze con esiti diversi, i grandi risultati sono arrivati da Di Francesco, promosso in B ai playoff, e Oddo, che ha centrato due finali playoff vincendo la seconda con tanto di promozione in Serie A. Poco da fare per Bucchi, che non invertì il trend di una squadra impicchiata, male Epifani, la cui gestione peggiorò il rendimento della squadra fin lì guidata dal Boemo, e con Pillon, chiamato a indossare i panni del salvatore della patria ed evitare una clamorosa retrocessione. Zauri sarebbe al debutto da allenatore di una prima squadra, ma non si può dire che non abbia fatto una sua gavetta. È stato collaboratore tecnico nello staff di Massimo Oddo, proprio nel Pescara e successivamente nell'Udinese, per poi staccarsi e intraprendere l'esperienza professionale da capo allenatore, appunto con la Primavera Biancazzurra. Tra poco per lui si aprirà dunque una nuova importante parentesi, con una squadra che avrà uno zoccolo duro di giocatori esperti, ma che dovrà coniugare risultati sportivi a valorizzazione di giovani, non solo quelli in prestito, ma, cosa mancata negli ultimi tempi, anche dei prodotti delle giovanili biancazzurre. Adesso andiamo in Serie C. Scaduto l'ultimatum di Iachini sulla questione Bonolis, partono i tempi supplementari con l'ingresso della diplomazia dopo i botta e risposta dei giorni scorsi per quanto riguarda la trattativa per la cessione della Teramo Calcio. Allora il punto di Jacopo Forcella. Appuntamento a mercoledì. Nel giorno dello scadere dell'ultimatum di Franco Iachini sul fronte stadio arriva l'appendice di attesa per quanto concerne la trattativa 3, che riguarda l'imprenditore, il gestore dello stadio e il presidente Campitelli, che però mercoledì non ci sarà all'incontro nello studio del legale Fabrizio Acronzio per provare a cercare un'intesa dopo la prima offerta, evidentemente al ribasso e ritenuta incongrua da chi detiene ancora 17 anni di gestione dell'impianto. Dunque iniziano i tempi supplementari. Il tutto nato dopo un weekend di riflessione con una scadenza, quella di oggi, che non poteva essere oggettivamente rispettata in quanto troppo unilaterale per poter essere accettata in prima battuta. Nel frattempo però i giorni passano e la data del 24 giugno, quella per presentare l'iscrizione al campionato di Serie C, si avvicina a rapidi passi. La strada è ancora lunga, il Comune attende da arbitro imparziale di capire come si svilupperà la questione in senso generale, considerando che, come ha ribadito anche il sindaco Gian Guido D'Alberto qualche giorno fa, l'interesse è dare continuità e futuro alla realtà calcistica cittadina.
mattina. Con Campitelli, che venerdì pomeriggio si è di fatto chiamato fuori, c'è attesa per vedere gli sviluppi tra Iachini e Cantagalli, considerando che nel frattempo ci sarebbero anche dei lavori da far partire il prossimo 25 giugno per il rifacimento del Manterboso, contratto sottoscritto la scorsa settimana dal gestore con la ditta che procederà alla rimozione dell'attuale manto per sistemare quello nuovo. Tra qualche giorno dunque, se tutto andrà come nei piani, il Bonolis subirà un profondo rinnovamento, anche con l'installazione dei seggiolini nelle due tribune, così come richiesto dalla Lega Pro. A chi toccherà materialmente pagare i lavori lo si scoprirà presto. Rilevare la gestione pluriennale dello stadio è nell'interesse dei Iachini, e fino a qualche ora fa lo era solo a determinate condizioni. Posizione ammorbidita nel fine settimana attraverso una serie di chiamate che hanno riguardato tutti gli attori della vicenda per cercare di sedersi attorno ad un tavolo per discutere, cosa che poi è sempre stato l'auspicio generale prima della fondo di giovedì, quando è arrivato il primo comunicato di Iachini, rincarato dal successivo che ricostruiva i fatti. Nel mezzo la risposta del gestore, che ha rimandato l'offerta al mittente, e lo smarcamento di Campitelli sul fronte societario. Dunque, mercoledì giorno decisivo? Presto, troppo presto per dirlo. Certo che di tempo non ce n'è moltissimo, ma già l'incontro è un passo avanti, se non altro dal punto di vista dei rapporti che si stavano facendo fin troppo tesi. Lasciamo il calcio, adesso il basket. Nella finale playoff di Serie B, l'Amatori Pescara ieri ha schiantato Salerno 93-65 ed ora in vantaggio nella serie per 2-1. Domani sera alle 21 è prevista gara 4 al Pala Elettra. Per la squadra di coach Raiola c'è la ghiotta opportunità di vincere e aggiudicarsi la serie tenendo in vita il sogno della Serie A2. Vediamo il servizio. Una sontuosa Amatori Pescara batte seccamente la Virtus Arechi Salerno e si porta in vantaggio nella serie playoff 2-1. Partita senza storie, difesa asfissiante sin dalla palla 2 per il quintetto di Stefano Raiola, che ha faticato d'altro canto a mettersi in ritmo in attacco. Per questo il primo quarto si è chiuso in sostanziale equilibrio 17-15, ma non appena il gioco offensivo ha guadagnato maggiore fluidità si è scavato un solco che Salerno non ha saputo più colmare, con l'Amatori brava ad alternare soluzioni dal pitturato con il tiro pesante che ha trovato tra i protagonisti. Protagonisti in gran spolvero Michele Caverni, 15 punti con 6 su 7 dal campo. Sì, è andata bene, la palla è andata dentro, ma è merito anche di tutti che ci coinvolgiamo in attacco e facciamo la nostra pallacanestro, e tirare da liberi è ancora più facile. Grande partita, e non è finita perché adesso c'è gara 4 martedì e dobbiamo essere bravi a recuperare le energie per affrontare un'altra gara, un'altra battaglia che dobbiamo vincere assolutamente, perché è decisiva per chiudere la serie. Nel terzo quarto la musica non è cambiata, sempre alta l'aggressività dell'Amatori, che col passare dei minuti ha alzato le percentuali e ha guadagnato sempre più fiducia. Salerno ha tirato malissimo, in particolare dall'arco, con un misero 5 su 32, 16%. Si salva il solo Visnic, 24 punti. Disastroso l'ex Chieti Diomede, 5 punti con 2 su 11 dal campo. Pescara ha chiuso i conti a fine terzo quarto, 69-55. L'ultimo di mera passerella fino al 93-65. Nell'Amatori spiccano le percentuali, 68% dal campo e quasi il 50 da 3, e l'equilibrio nella distribuzione dei punti con 5 uomini in doppia cifra. Oltre Caverni ci sono 15 di Pedrazzani, 13 di Leonzio, 11 di Serafini e Poti, con quest'ultimo che conduce il tutto con 8 rimbalzi. Coach Raiola è contento, ma sa anche che la serie va chiusa subito domani sera, quando ci sarà gara 4 al Pala Elettra, ore 21. Non ci rilassiamo perché sappiamo che la serie finisce a 3, però magari inconsciamente può scattare il fatto di vincere i 30 punti, allora uno pensa, vabbè, possiamo approcciare una partita con più semplicità, potrebbe essere una partita più semplice. No, perché basta guardare il loro roster, basta guardare le loro esperienze, il loro vissuto che hanno avuto in questo campionato, giocatori come Visnic, Diomede, Sanna, Tortù, per sapere che non possiamo assolutamente rilassarci ed essere pronti per giocare un'altra battaglia in gara 4. Dopo il ripescaggio è scattato qualcosa però nella testa dei ragazzi? Guarda, secondo me è scattato qualcosa ai primi di aprile, dopo una partita brutta persa qui in casa. Noi siamo, da quella partita siamo cresciuti molto, e dopo purtroppo la serie con Reggio Calabria è andata come è andata, anche per alcune circostanze. Dopo è successo quello che è successo, noi siamo stati bravi a cogliere quest'altra occasione, ma soprattutto a continuare a crescere, perché noi eravamo già cresciuti, ma siamo continuati a crescere sia nell'individualità dal punto di vista atletico e dal punto di vista della squadra, che è la cosa più importante, perché oggi avere 9-10 giocatori che si possono alternare, che possono, io dico questo ragazzi, tra virgolette, macinare il gioco per 40 minuti, può fare la differenza.
È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.